In questo video vi porterò con me in una mia giornata tipo, mostrandovi cosa e quanto mangio da quando ho iniziato a farmi seguire da niente meno che la DL Gym di Danny Lazzarin. Ed oltre a questo vi mostrerò anche un sacco di altre cose molto interessanti. Vi consiglio quindi di star fino alla fine. Quindi a domattina. Penso non serva dire che questa doccia era solo per essere un minimo presentabile, per cui adesso facciamo colazione. Il primo pasto della giornata è ovviamente la colazione. È il pasto un po' più difficile perché è davvero troppo abbondante. Avete già visto come ho preparato un frullato che si prepara con 30 grammi di frutta secca, nel mio caso burro d'arachidi, una banana, 10 grammi di proteine, poi un'altra banana per non farsi mancare nulla e infine 140 grammi di biscotti integrali, che vuol dire circa 15 biscotti, che sono davvero tanti, il tutto ovviamente con un po' di tè. Cominciamo la battaglia. Prima di continuare con anche i biscotti, ieri ho lasciato un box domande su Instagram per lasciarvi spazio per farmi qualunque domanda aveste riguardo alla dieta e all'allenamento da quando appunto sono seguito dalla DL. Tra l'altro seguitemi su Instagram perché in questo periodo sarò super super attivo, per cui andate a guardarci, Domenico Griselin. Comunque rispondo a tre domande e poi le altre durante la giornata. La prima, Pachinaz, che mi chiede come ti stai trovando con questa dieta, e anche Mattia Pizzobella che mi chiede se è tosta da seguire. È tosta, però si può un minimo variare, per cui se riesci a seguire non è assolutamente impossibile. Jeremy Aguarda mi chiede quante calorie al giorno, l'avete letto nel titolo, 4300, che sono tante. E l'ultima, Pietro Galassis, che mi chiede se ho giorni di sgarro. Non ho giorni di sgarro, ma ho un pasto sgarro a settimana. Adesso mi tocca mangiare i biscotti e dai. La colazione non è ancora finita, infatti c'è l'integrazione, prendo 4 integratori, la vitamina D3, il multivitaminico, l'omega 3, che sono già tutti e tre fuori, e poi la creatina, che però prenderò oggi più tardi perché adesso non ho più la forza di mandar giù nulla. E per quanto riguarda qualunque prodotto di integrazione, vi ricordo che qua in descrizione c'è il link per MyProtein e con il codice sconto Domenico Griselin avrete sempre sconti maggiori di quelli sul sito. Adesso sto andando a fare la spesa perché in questi giorni non sono a Bergamo, magari l'avete notato, ma sono a Padova, perché sono venuto a trovare lei, perché andiamo a fare la spesa e vediamo di comprare qualcosina. Raga, giuro che ci ho provato a farvi vedere la spesa, ma sostanzialmente appena siamo entrati un commesso, un dipendente, ci ha detto che serviva un'autorizzazione. Che ovviamente non avevamo, per cui ho preferito lasciar stare, tanto vi posso mostrare tutto adesso arrivato a casa. Per quanto riguarda i carboidrati, abbiamo preso della pasta integrale, del riso e poi ovviamente anche del pane. Si dovrebbe prendere il pane fresco, però siamo andati molto più semplici così, e anche dei cracker integrali. Frutta e verdura, ho preso insalata, oltre alle banane, alle che teoricamente avete visto, e anche dei succhini. Questi sono dei frullati 100% frutta, per cui mi aiutano molto, detto sinceramente, visto che davvero a un certo punto non si riesce più a mangiare. Per quanto riguarda i grassi, frutta secca, quindi noci e cioccolato fondente all'85%. E per finire, proteine, semplicemente tonno al naturale, e in questo caso fesa di tacchino, era in offerta per questo, se no di solito non il pollo. Però molto semplici, come vedete alla fine le cose gira e rigira, sono sempre le stesse, non ci sono davvero nessun segreto in nessuna dieta. L'unico segreto è quello di continuare a mangiare, non c'è praticamente stato neanche il tempo di mettervi la spesa, è già il momento del secondo pasto, per cui la merenda. Due pacchetti di cracker integrali, 30 grammi di frutta secca e della frutta. Io, come vi ho detto, semplifico, vado con il frullato, almeno risparmio tempo eccetera. Adesso mi metto a lavorare, intanto mangio, proprio perché sennò tutto il tempo passa a mangiare, per cui buon appetito. Anche la merenda è appena finita, io sto lavorando al prossimo. Ce ne faccio di. Questo è un grandissimo spoiler, sarà il video dei 60 giorni di Luca, però adesso continuo a lavorare e noi ci aggiorniamo tra un paio d'ore con il pranzo. Pranzo, che è il mio pasto preferito perché si fa il riso, io lo mangerei a vita tranquillamente. In particolare appunto 220 grammi di riso, 70 di tonno, poi i pomodori abbastanza liberi, il tutto ovviamente condito con olio extravergine d'oliva e poi un'insalata che però mangio dopo con calma. Questo è il pranzo, vi lascio ovviamente i macro così avete un'idea. E questo tra l'altro oggi è il pasto pre-workout, perché dopo pranzo andremo ad allenarci, oggi giornata di spalle, per cui mangiamo abbastanza velocemente e poi tra un paio d'ore si va dritti in palestra. Strano dirsi ma ho fame, strano dirsi ma ho fame. Yeah.
pranzo, poi come vi ho detto prendo la creatina, che non prendo a colazione perché non ho proprio voglia di buttare giù altra roba. Sono 5 grammi più o meno, così ormai lo conosco abbastanza bene ad occhio, basta un po' d'acqua. Adesso comunque siamo pronti, direi di cambiarci e andiamo in palestra. L'allenamento è stato sinceramente abbastanza intenso, notate il mezzo, la mia bellissima multipla. Comunque, merenda post allenamento sono due panini, quindi 100 grammi di pane integrale con della marmellata, frutta secca 30 grammi e poi una mela, per cui adesso io mangio perché ho super fame ovviamente, ma prima rispondo alle domande che mi avete fatto, sempre su box domande, per cui seguitemi su Instagram. Riguardo all'allenamento, Pierpaolo Tassone mi chiede se mi alleno in multifrequenza o in monofrequenza. Mi alleno in mono, è una scheda in mono, per questo dico che è totalmente diversa da come mi allenavo prima. Ne parleremo magari nel video apposta. E poi Pavel Corrale, se Albi SMNT, quante ore ti alleni al giorno? Quante ore sono? Circa un paio, poco meno, un'ora e tre quarti al giorno. Adesso io mangio e raga ci aggiorniamo tra un attimo a casa dopo la doccia ovviamente, perché oggi ho una chiamata con una persona fantastica, ma non vi dico niente perché lo vedrete tra un attimo. E basta, fatemi mangiare. Sono sinceramente abbastanza emozionato perché la persona che sto per chiamare è Daniele Vecchioni, che se non conoscete ha due canali YouTube che vi lascio, per cui andate a seguirlo ovviamente. È un maratoneta, è un Ironman, è un triatleta, è mostruoso e appunto tante delle cose che ha fatto sono cose che poi vorrei provare in futuro a fare. Adesso sono ancora totalmente realistico, però in futuro chissà. Sentiamo un attimo. Con Daniele ho fatto una chiamata molto lunga e super interessante e non voglio dir niente, però potrebbero esserci cose in futuro. Dani, un saluto al volissimo. Ciao ragazzi, grande Domenico. Mi ha tenuto compagnia durante la corsa, ci siamo fatti una bella chiacchierata. Chissà che non ci sia qualche novità. Esatto. Grandi. Vediamo, vediamo. Bella. Allora. Qua chiudo il video. Ditemi se vale questa cosa. Lei stasera si pappa la sua bella pizza mentre io mi sto preparando il mio pastaccio integrale. Questo non è supportarsi a vicenda, Vali. Cosa mi tocca vedere, ragazzi? Raga, guardate lo chef cosa vi tira fuori. Ovviamente un po' l'invidio, ma direi che non è male. Sono 220 grammi di pasta integrale con del sugo e dell'olio. E poi insalata con pomodori e 100 grammi di pollo. Adesso inizio a mangiare e intanto rispondo anche alle vostre ultime due domande. Sinceramente ho super fame, anche se ho mangiato tantissimo oggi. L'allenamento di oggi mi ha letteralmente distrutto. Per cui mangio e poi facciamo tutto. Imbarazzatissimo, ragazzi, mi guardano i vicini e la fine. Comunque, è finita la pasta, direi che adesso rispondo velocemente alle due domande, che sono la prima di Fra Passarelli: cosa si può mangiare quando si ha fame durante la dieta? Questa è una domanda molto intelligente. Io su questo, sinceramente, la cosa che mi viene in soccorso sono sempre le bevande zero. E poi non so, si potrebbe provare a far rientrare nei propri macro. Ci sono adesso quei dolcetti che ci sono al supermercato, tipo adesso io in frigo una mousse proteica al cioccolato, per dire. Non è l'ideale, ovviamente, però piuttosto che andare a strafarsi di gelato, chiaramente. La seconda domanda invece è la domanda di Alberto Di Fazio, che chiede: personalmente vorrei sapere come fai a conciliare il tutto. Non è che ci siano grossi segreti, è sempre questione di mettersi in gioco, cioè di provare a fare le cose bene. Io stesso dopo la maratona sinceramente ho avuto un momento di down. Si tratta solo di guardare bene l'obiettivo e pensare se vale la pena fare o non fare alcune cose, secondo me è sempre questo. Con la cena si chiude quindi questo full day of eating. Aggiungo per fortuna, perché sinceramente non sarei stato in grado di gestire un eventuale pre-nanna. Vi lascio comunque tutto il recap di oggi. 4300 calorie, che sono davvero tante, non vi nego che sta essendo questa la parte più difficile del programma, mangiare ogni giorno così tanto. Ma tornato dal Messico, purtroppo per varie vicissitudini ho perso 3 kg, per cui sono solo che contento adesso di mangiare così tanto, perché bisogna assolutamente recuperarli. Detto questo, mi raccomando, se volete il video dell'allenamento lasciate una marea di like, ma soprattutto fatemelo sapere nei commenti, è molto importante, perché sennò non lo farò, ve lo dico già. Noi ci aggiorniamo settimana prossima con il video dei 60 giorni di Luca. Raga, Luca nel secondo mese ha fatto cose che non sarebbero mai state pronosticabili. Qui state pronti, perché sarà un video davvero epico. E basta, io sono davvero cotto oggi, per cui la settimana prossima.